Nei giorni scorsi è stato presentato il programma della visita che una delegazione della città di Swan nel West Australia, guidata dal sindaco Charlie Zannino, effettuerà a San Salvo nei giorni dal 7 al 13 agosto prossimi. Le date salienti della visita saranno quelle del 9 agosto, in cui alle ore 10 la delegazione australiana sarà ricevuta in comune dai consiglieri per l'accoglienza e lo scambio di doni, e poi alle ore 21:30 in piazza San Vitale si terrà la festa del ritorno, in omaggio ai sansalvesi nel mondo. Quella del 10 agosto, in cui si inaugurerà alla città di Swan la piazza antistante la chiesa Resurrezione Nostro Signore Gesù Cristo alla Marina di San Salvo. L'11 agosto è prevista una visita presso i siti produttivi e commerciali più significativi della città. La serata sarà ricca di spettacolo con la musica della Banda Città di San Salvo e il complesso La Banda del Buco, il teatro della compagnia Renato Bevilacqua e la danza degli Happy Dance. Non mancheranno momenti istituzionali con i saluti e i discorsi delle autorità, testimonianze e un video ricordo dei momenti più significativi della visita effettuata in Australia all'inizio dell'anno da una delegazione sansalvese in occasione dell'inaugurazione dell'opera Immigrazione di Alfredo Pecile nella città gemellata di Swan. Momento centrale dell'evento sarà la firma di un protocollo d'intesa da parte del sindaco di San Salvo, Gabriele Marchese, e del sindaco di Swan City, Charlie Zannino, che va a formalizzare le tante azioni già in atto volte a favorire gli scambi culturali e commerciali tra le due comunità e, in particolar modo, impegna entrambe le città a promuovere scambi culturali che vedono protagonisti le nuove generazioni attraverso l'attuazione di borse di studio per l'apprendimento delle lingue.